Georges de Latour è definito a giusto titolo il maestro delle notti. E questo quadro, la Maddalena penitente, lo conferma. Infatti, più della metà della superficie è immersa nell'oscurità, tecnica che costringe lo sguardo a focalizzarsi soltanto sulla parte illuminata. È da questo punto che avviene il prodigio. La luce sorge dietro una forma scura e soltanto la punta di una fiamma ondeggiante lascia indovinare la candela nascosta. La percezione della luce è creata essenzialmente dal biancore quasi accecante della manica destra della blusa, mentre l'altra rimane nell'oscurità, da un leggero chiarore che sfiora il viso di Maria Maddalena e infine dal riflesso che colpisce lo specchio. La scena è spoglia. Una giovane donna di cui si intravede appena il profilo sognante le braccia, un libro sul quale troneggia un teschio e lo specchio. Nulla indica l'identità del personaggio, salvo che quest'opera fa parte di una serie di quadri, tutti dedicati alla rappresentazione della Maddalena pentita. I quattro oggetti rappresentati nel quadro, il libro, il teschio, lo specchio e la candela, alludono metaforicamente alla fuga del tempo e al tema della vanitas vanitatum. Maria Maddalena non sembra affatto spaventata dall'idea della morte, anzi, sfiora accarezzandolo il teschio. Il suo sguardo sembra perdersi nella contemplazione dell'immagine nello specchio, che riflette il lato nascosto del teschio. Sta andando con il pensiero al proprio passato di peccatrice? Al proprio futuro? All'aldilà? Non lo sappiamo. L'artista ci presenta una giovane donna persa nel proprio mondo, avviluppata dall'ombra come un manto che la protegge dalle lusinghe e dai pericoli del mondo. Sembra serena in questo cerchio magico dove la morte non conta più nulla. La notte e l'oscurità sembrano avere dei loro segreti che solo quelli che abbandonano le vanità del mondo possono intuire. Questa rappresentazione, infine, risponde semplicemente al gusto del tempo oppure propone un'autentica riflessione sulla vita e sulla morte?